Dopo il deludente KO di Reggio Emilia, il Pescara ha reagito bene con la Virtus Entella. Lo 0-0 non è stato gratificante appieno, ma la squadra ha giocato, creato e concesso poco ad un avversario di ottima caratura. È mancato solo il gol, ma quel tipo di approccio e di modo di tenere con costanza il campo vanno ripetuti, perché è quella la strada che porta ad una crescita e di conseguenza a competere per il terzo posto, che nel frattempo torna a essere lontano 5 lunghezze. Ecco perché ora, oltre alla prestazione, servono punti e vittorie, che vanno trovati lontano dall'Adriatico, fatto che non deve spaventare, poiché la squadra non risente granché del fattore campo. La media punti casalinga di 1.71 è di poco superiore a quella in trasferta, 1.58. E in particolare le prossime due saranno da non fallire, domani con la Fermana, mercoledì con la Vispesaro. Chiusura del trittico in trasferta il 28 febbraio a Modena, gara proibitiva per un Pescara che con le big finora ha raccolto le briciole. Auteri ha motivato il 4-2-3-1 visto con l'Entella con la condizione approssimativa degli esterni. Rasi in calo, Nzita con la testa tra le nuvole, Zappella e Cancellotti che devono tornare al top dopo aver smaltito il Covid. Così, anche col rientro dalla squalifica di Nzita, Auteri potrebbe riproporre lo stesso assetto, ma con l'inserimento di forze fresche, visto che il Pescara ha giocato giovedì ed avrà un giorno in meno di riposo rispetto alla Fermana. Cancellotti, Gherardi, Derisio, Cernigoi sono elementi che possono tornare utili dal primo minuto. Da valutare Drudi e Rauti, spremuti nelle ultime giornate, Ingrosso, rilanciato dopo alcuni giorni ai box per un virus influenzale, e Ferrari, che Auteri tende a gestire quando ci sono impegni ravvicinati. Con queste parole il tecnico biancazzurro presenta il match. La gara che mi aspetto è una gara fisica, Fermana è squadra solida, tosta, forte dal punto di vista agonistico, quindi gara molto fisica. Terza partita in 7 giorni, non stiamo bene, adesso tireremo le somme su chi è più stanco, meno stanco, su chi ha problematiche, eccetera, ma insomma andiamo a giocare la partita per fare una gara importante. Sappiamo che dal punto di vista agonistico ci dobbiamo calare nella realtà della gara e poi far prevalere i contenuti tecnici. In casa Fermana la situazione non è rosea, la squadra ha il peggior attacco del girone, 20 gol segnati, e non vince da 10 partite, bilancio di 7 pareggi e 3 sconfitte. La zona playout è a un punto e la panchina di Riolfo, che aveva rialzato i marchigiani con il suo avvento al posto del dimissionario Domizzi, è in discussione. L'allenatore ligure non sarà in panchina poiché è squalificato, al pari del centravanti Marchi. La solida difesa di Canarini riavrà Blondet dopo le 3 giornate di squalifica, comporrà il trio di centrali con Scrosta e Urbinati. Rossoni e Alagna agli esterni, interni Mbaye e Capece, in avanti Cognigni, supportato dall'ex Teramo Chiere Mateng e da Panitteri, molto bravo all'andata. Al Recchioni le due squadre tornano a sfidarsi a distanza di quasi 20 anni, l'ultimo precedente risale all'ottobre 2002 con vittoria di un Delfino guidato dal doppio ex Ivo Iaconi, 2-3, con doppiette di Cecchini e Mastro Nunzio e gol di Giampaolo. Nella stagione precedente, sempre in C, l'unica affermazione della Fermana, 2-1, nel 2000 in B, altro successo biancazzurro, 0-3 con Iaconi sulla panchina di Canarini, Galeone su quella del Pescara. Precedenti complessivi senza segno X, 6 vittorie del Pescara, 1 della Fermana. Direzione di gara affidata a Domenico Mirabella di Napoli, primo anno in C e nessun precedente con entrambe le squadre.